tenuta a Torre del Monte, la location ideale per banchetti nuziali, ricevimenti all'aperto e meeting. Offre ai suoi ospiti un'ottima cucina tradizionale, fatta di piatti tipici regionali. Chef di altissimo livello offrono saggi di gastronomia locale con uso di prodotti della nostra terra. Tenuta Torre del Monte, dal 1870. Nero di Troia in purezza. Grifo. Puglia nel bicchiere. Dal 1960. Qui ad Appunti Sportivi ci piace sondare sempre territori inesplorati, accompagnare la crescita di settori emergenti all'interno del mondo dello sport. Il tennis tavolo rappresenta senza alcun dubbio una grande realtà in crescita sul territorio ruvese, capace di accogliere atleti di tutte le età. La SD Tennis Tavolo Biagio Todisco a Ruvo ha proprio questo compito: compattare i ranghi, creare cultura attorno ad uno sport che da anni invece raccoglie l'interesse di milioni di spettatori intorno al globo. Di questo e di molto altro vogliamo discutere con Michele Di Gioia, atleta tesserato della società ruvesa. Torna Appunti Sportivi, torna la nostra voglia di scoprire nuove realtà cittadine, scoprire nuovi sport, conoscere anche nuove figure sportive che sono sempre, diciamo, le nuove frontiere che noi vogliamo appunto conoscere, con cui vogliamo entrare in contatto. Oggi parleremo di tennis tavolo o ping pong, ce lo faremo spiegare più nello specifico con Michele Di Gioia della Associazione Biagio Todisco Tennis Tavolo. Prima domanda, partiamo proprio dal nome: voi preferite tennis tavolo o ping pong? So che ci tenete molto. Sì, buonasera a tutti. Allora, il nome ping pong è, io lo reputo come associarlo insomma a più un'attività a livello amatoriale, quindi negli oratori, nelle scuole, del resto dove ho cominciato io e tanti di noi. Il nome invece è tennis tavolo, soprattutto da quando è diventata la disciplina sportiva olimpica dal 1988 a Seoul. Quindi diciamo, ping pong è bello, però noi che lo facciamo a livello agonistico preferiamo chiamarlo tennis tavolo.
E come si gestisce la gestione dal tennis tavolo al ping pong, cioè dalla versione amatoriale a quella più sportiva, quella più tecnica, quella più alla quale bisogna prestare maggiore attenzione? Beh, certo, il gioco del ping pong è un gioco libero con le regole quasi ufficiali, però diciamo con movimenti non congrui a quelli che poi sono i reali movimenti che un allenatore nel tennis tavolo poi ti insegna. E quindi noi durante gli allenamenti con gli allenatori che abbiamo facciamo le ripetute delle battute, delle schiacciate, dei top spin. Ci sono tante ore di prove solo per fare un singolo movimento, perché più il movimento è perfetto, ovviamente più hai probabilità di guadagnare il punto, diciamo, di guadagnare il punto ovviamente sempre rispetto all'avversario che hai di fronte. Una peculiarità della vostra associazione è quella di radunare sotto lo stesso stemma, sotto lo stesso vessillo, tante figure diverse, tante età diverse, quindi ci sono ragazzi, ci sono persone più adulte. Sì. Come riuscite ad amalgamare questi gruppi e a fare squadra? È chiaro che c'è la differenza d'età in alcuni casi è notevole e dipende ovviamente dall'approccio che ha un singolo atleta. Se vengono due persone, uno che ha 15 anni e uno che ha 50 anni, perché succede, partono più o meno allo stesso livello. È chiaro che la crescita del quindicenne è maggiore perché diciamo, devi lavorare meglio, puoi lavorare meglio anche sull'aspetto fisico. Il cinquantenne lavora bene, però poi è chiaro che la crescita c'è, ma ovviamente è un po' più lenta. È fisicamente inevitabile, però nella nostra disciplina io quando ho esordito la mia prima partita ufficiale, l'ho fatta a 18 anni, 19 anni, ho trovato uno che aveva 50 e mi ha fatto male, nel senso che era molto molto più forte di me, anche atleticamente si prestava bene ed era molto più grande, quindi dipende da tanti fattori, ripeto, la crescita partendo da zero, un quindicenne, un cinquantenne, è chiaro che è diversa. Un aspetto molto interessante del vostro sport è quello di uno sport pressoché individuale, prettamente individuale, che poi però ha bisogno di un aspetto di squadra, di collettività per rendere l'atleta più a suo agio quando si tratta di allenarsi. Io lo vedo anche dalle foto, dai video che postate, c'è l'atleta ma c'è anche tanto tifo, c'è tanta volontà di farsi sentire. Come si riesce a creare un contesto di squadra in uno sport individuale? Allora, il tennis tavolo ovviamente è un po' come al tennis, ci sono le gare a squadre e le gare ai tornei individuali. Noi facciamo molti campionati a squadre dove è vero che c'è il singolo dove si gioca uno contro uno, però il punto, la vittoria che porta quel singolo lo fa per il bene della squadra, per cui diciamo, anche se c'è un compagno o io che sto giocando, ho l'apporto degli altri tre che giocano con me, perché ovviamente il risultato finale è quello della vittoria, diciamo, si tende a far vincere proprio la squadra. E diciamo, anche quando si fanno i tornei singoli comunque non c'è mai non per conto della società, dell'associazione, ma vai per conto singolarmente, però comunque si accompagna sempre il compagno proprio perché per motivarlo, per spingerlo. Molte volte nel tennis tavolo la panchina o l'allenatore è veramente l'uomo in più che ti può far cambiare la partita e dare quella spinta in più che magari tu, mentre stai giocando, stai facendo una partita, non riesci a vedere, non riesci a renderti conto. Il tennis tavolo si dice che è giocare a scacchi correndo i 100 metri, quindi devi essere super concentrato, ma devi essere anche molto veloce, perché ovviamente la velocità della pallina è molto alta e quindi devi saper rispondere nel momento giusto, opportunamente, aspettando già che l'avversario ti possa mettere in difficoltà. Per cui la squadra fa molto, è molto molto importante. E a un ragazzo che arriva con zero conoscenza di questo sport, che però dovrà affrontare questo aspetto atletico e tattico contemporaneamente, qual è la prima cosa che dite, qual è il primo concetto che lasciate per poi farlo entrare nel mood, appunto con la prospettiva di giocare poi ad un certo livello a questo sport? Allora, noi ovviamente il tennis tavolo è uno sport minore, ovviamente. È che già quando si avvicina un ragazzo che vuole giocare è un bel traguardo già per noi. Qualcuno viene pensando di giocare perché ha giocato all'oratorio piuttosto che a scuola.
quando poi si rende conto che la fatica è molto di più, perché si suda, si corre, si fanno movimenti sul tavolo. Quindi la prima impostazione che cerchiamo di dare è soprattutto di divertirsi, perché comunque non deve essere una fatica. Col divertimento poi si associa l'allenamento fisico, l'allenamento sul tavolo, con le ripetute, con cestini e cestini di palline, a provare sempre lo stesso movimento. C'è qualcuno che si stanca e si perde, perché comunque ci si stanca parecchio, si perde nel senso lascia, perché... Oppure c'è chi, come i nostri attuali ragazzi che sono partiti, molti sono partiti che erano ragazzini e stanno continuando e stanno veramente portando bei risultati all'associazione nostra, ma in generale anche a loro, per la loro soddisfazione personale. Quanto di frequente vi viene sottoposto il paragone con il tennis? Sappiamo benissimo che sono due sport diversissimi, però si cade sempre nello stesso errore, paragonarli. Sì, perché a volte capita che tennisti, agonisti o meno, durante la stagione invernale vogliono venire a giocare a tennis tavolo, perché noi siamo ben lieti di accogliere, anzi un piacere pure, solo che i movimenti sono molto diversi. Per esempio nel tennis i movimenti sono più ampi, nel tennis tavolo invece sono più brevi, perché il tempo è limitato, la pallina ti ritorna subito indietro, quindi una volta che tu hai fatto un top spin già devi stare in posizione, perché la pallina ti torna molto più velocemente. Quindi i movimenti sono diversi, brevi, però insomma c'è differenza. E però è uno sport che comunque a Ruvo sta facendo proseliti, e anche tra ruvesi che poi sono andati per scelte di vita altrove. Sì. È capitato di recente, Paolo Stragapedi ha vinto un titolo regionale. Sì. In Piemonte. È comunque fonte di soddisfazione, certo, questo, certo, per lui, perché insomma quanto è bello avere questi legami con questi sportivi lontano da Ruvo. Sì, sì, infatti Paolo è uno della cantera. Quando da Maurice Rotondò, il francese che nel 96 fondò l'associazione, è stato uno dei primi tesserati, con il cugino, l'altro Paolo Stragapede, che è il nostro attuale allenatore, Francesco Caputi Ambrenghi, il capitano, mi piace ricordare anche Gianni Todisco, il professore, nonché il fratello di Biagio Todisco, a cui abbiamo intitolato l'associazione. E Paolo, che ha fatto tanti risultati già qui da noi quando stava qui a Ruvo, poi è andato a Torino tra studio e lavoro, però non ha mai lasciato la racchetta, e aver visto Paolo trionfare in un torneo di quarta categoria, che non è semplice, significa che il lavoro fatto in precedenza e la passione continuano e ti dà una bella soddisfazione, perché il nome di Ruvo comunque anche fuori viene ben ricordato. Tenuta Torre del Monte, la location ideale per banchetti nuziali, ricevimenti all'aperto e meeting. Offre ai suoi ospiti un'ottima cucina tradizionale, fatta di piatti tipici regionali. Chef di altissimo livello offrono saggi di gastronomia locale con uso di prodotti della nostra terra. Tenuta Torre del Monte, dal 1870. Thank you.
Nero di Troia in purezza. Grifo. Puglia nel bicchiere. Dal 1960. Hai fatto un nome molto importante, ovvero sia Gianni Todisco, che penso sia un po' il cuore dell'associazione, perché lui ha questo spirito sportivo a 360 gradi, si cimenta in tanti sport da sempre, è stato anche il mio maestro all'elementare, quindi lo conosco benissimo. Raccontaci un po' come interagisce con voi, quali sono i consigli che vi dà, come vi motiva. Allora, Gianni è un fuoco. Diciamo, lui bada molto all'organizzazione in generale, senza dimenticare gli altri, però Gianni è quel motore, quella carica che basta guardarlo che ti fa esplodere, perché ci vuole sempre in ogni associazione qualcuno che ti dia quel di più che ti serve, a parte il discorso tecnico, a parte il movimento, il punto, però la grinta in ogni associazione ci deve essere. In questo caso Gianni è proprio la grinta in persona, e che a volte bisogna anche controllarla, però diciamo ci serve. E come vivete la vostra cuginanza, tra virgolette, il vostro rapporto con gli arcieri, che portano appunto lo stesso nome, l'associazione Biagio Todisco, che è appunto una polisportiva di fatto? Quanto è bello far parte di un progetto più ampio che comunque raccoglie successi in entrambi gli ambiti? Diciamo che la nostra associazione è nata diciamo con un altro nome, poi per via della riforma si è chiamata Associazione Sportiva Dilettantistica. Fu Gianni che chiese se potessimo intitolare l'associazione al fratello, considerato che tanti anni fa fu proprio Biagio Todisco, noi abbiamo anche un rapporto di parentela, quindi ci conoscevamo già, mi disse tanti anni fa: ma lo sai che a Ruvo c'è un'associazione di tennis tavolo? Io non lo sapevo, quindi fu lui anche a me personalmente ad aprirmi le porte a questa nuova associazione. Biagio era una persona che andava oltre i confini, oltre gli sport tradizionali, sebbene era un giocatore di calcio pure, quindi uno sportivo a 360 gradi, però vedeva anche oltre. Quindi il tennis tavolo, segnalandomi l'associazione che adesso guida la moglie Mariella, quindi la bellezza di Biagio era proprio quella di guardare oltre. Non esiste solo il calcio, il basket, sebbene io sia uno sportivo e quindi mi piace tutto lo sport, però a Ruvo avere anche il tiro con l'arco non è da tutti. Una piccola cittadina come la nostra, che ha tanta scelta a livello sportivo, Biagio diciamo ha messo del suo. Un aspetto molto interessante che riguarda un po' tutti gli sport è quello della documentazione, cioè ci sono degli sport nel quale gli allenatori prima di una partita fanno vedere un determinato film, un determinato documentario, fanno ascoltare una determinata canzone. Voi come vi caricate, come arrivate appunto carichi, o c'è qualche punto di riferimento a livello documentaristico che prendete come riferimento? Allora, la carica, quella è del tutto soggettiva, quindi per esempio io prima della partita, quando mi riscaldo con le cuffiette, piuttosto c'è qualcuno che rimane da solo, in disparte, che vuole cercare la sua concentrazione, quindi quello è un discorso completamente soggettivo. Durante la settimana, quando ci prepariamo le partite ufficiali, comunque ci conosciamo più o meno tra gli atleti anche delle altre associazioni, quindi se so che devo giocare contro un giocatore che usa una gomma particolare, perché ovviamente ci sono gomme particolari, stili di gioco diversi uno dall'altro, magari si tende a perfezionare l'allenamento in virtù dell'incontro o degli incontri che ho con determinati atleti. Quindi diciamo la settimana che porta poi a caricarsi per la domenica o il sabato, insomma, dalla partita ufficiale. E quanto è difficile poi staccare dall'allenamento che si è fatto una settimana per un avversario e risettarsi sui propri canoni normali? È chiaro che si cerca sempre comunque di mantenere proprio stile di gioco. In generale, per dire due cose tecniche, ci sono stili di gioco d'attacco e di difesa. Noi sostanzialmente optiamo sempre per un gioco d'attacco, quindi con gomme lisce, con gioco più veloce. Però quando sappiamo di incontrare atleti, avversari che usano la puntinata, che è una gomma prettamente da difesa, o con gomme antitop, che
che ti smorzano la pallina anche quando tu tiri il top spin, in quel caso devi avere i tuoi contro, diciamo, prepararti a una risposta dell'avversario che è diversa dallo standard di come ti può arrivare, diciamo, da una tua risposta. Quindi diciamo, si tende sempre a imporre il proprio gioco laddove ovviamente un avversario te lo permette, perché anche l'avversario fa gli stessi tuoi ragionamenti. Capita a volte che ti viene detto: io preparo la partita perché ho preparato la partita perché so che tu giochi in una certa maniera. È la stessa cosa per noi. Aspetto molto interessante, molto tecnico, che va sottolineato, perché si pensa sempre a uno sport minore. Al tennis tavolo invece non è così, perché abbiamo visto quanta preparazione, quanta attenzione al dettaglio c'è, che è una cosa estremamente intrigante. E come prospettive future, dove vi vedete tra un anno, tra 5 anni, quali sono i vostri obiettivi? Noi il nostro obiettivo è quello di cercare di alimentare il più possibile con un gruppo giovani che ti possa permettere di far crescere il movimento. Attualmente siamo una 15ina di tesserati FITET più qualche altro atleta che si sta affacciando, sta conoscendo la nostra disciplina. Abbiamo 3 squadre iscritte ai campionati, una in serie D1 dove non dovremmo avere problemi, insomma, di salvezza, e 2 squadre in D2 dove c'è un mix fra esperienza, e quindi Gianni Todesco, Luigi Zappatore, Gabriel Nocera, e giovani nuovi che quest'anno per primo anno stanno facendo partite ufficiali. Che non è tanto l'obiettivo del risultato quanto della crescita, proprio l'investimento che si vuol dare all'associazione per i prossimi anni. Quindi il prossimo anno noi pensiamo di mantenere la D1, di creare una D2 più competitiva, proprio perché con la crescita costante dei ragazzi nuovi, faccio qualche nome: Antonio Di Celli, Antonio Ficco, Paolo Mazzone, insomma, non voglio dimenticare nessuno, però stanno i ragazzi terlizzesi pure, perché comunque abbiamo gli stranieri tra virgolette, fa sempre piacere. Sì, c'è il ragazzo di Biteto pure che gioca in D1, e per cui stiamo cercando di investire per i prossimi anni fra esperienza e giovani alle prime armi che stiamo preparando bene, speriamo. È stato un incontro davvero formativo, abbiamo scoperto tanti aspetti profondi e anche segreti di questo nuovo sport, il tennis tavolo, che è in continua crescita. Quindi per questo ringraziamo Michele Di Gioia dell'associazione Tennis Tavolo Biagio Todisco, e tornate qui per seguire Appunti Sportivi. Tenuta Torre del Monte, la location ideale per banchetti nuziali, ricevimenti all'aperto e meeting. Offre ai suoi ospiti un'ottima cucina tradizionale, fatta di piatti tipici regionali. Chef di altissimo livello offrono saggi di gastronomia locale con uso di prodotti della nostra terra. Tenuta Torre del Monte, dal 1870. Thank you.
Nero di Troia in purezza. Grifo. Puglia nel bicchiere. Dal 1960.